Torniamo a parlare di appuntamenti che tanto ci piacciono, come i mercanti di qualità Piacenza, che questo weekend raddoppiano, perché domenica 24 saranno a Ferriere con shopping di qualità, intrattenimento e quant'altro, tanto divertimento. Ma lunedì 25 aprile, visto che è festa, i mercanti di qualità saranno a Gossolengo, e ne parliamo con il sindaco di Gossolengo, Andrea Balestrieri. Buongiorno, benvenuto su Radio Sound. Salve, buondì. Buongiorno, allora ci sarà una bella giornata lunedì 25 aprile, giornata di festa, e oltre ai vari momenti dedicati alle commemorazioni ci sarà anche i mercati di qualità, giusto? Esattamente, esattamente. Ci racconti un po' la giornata di questo 25 aprile a Gossolengo? Allora, ci sarà l'evento istituzionale, che è quello della commemorazione della festa della liberazione, alle ore 11. A cui saranno invitate le autorità locali, i rappresentanti delle associazioni, e ci sarà anche un relatore, il professor Mauro Monti, consigliere comunale di Piacenza, e la presenza del partigiano abete Renato Travelli. E poi durante la giornata ci saranno delle iniziative, diciamo, ludiche per l'intrattenimento, e contemporaneamente a queste. Abbiamo perso il sindaco, cerchiamo di recuperarlo. Ci stava un po' raccontando che, oltre ovviamente alla giornata e le varie i momenti istituzionali dedicati proprio alla festa della liberazione, poi ci sono anche le bancherelle di qualità, dei mercanti di qualità. Vediamo se lo recuperiamo il sindaco. Sì. Pronto? Eccoci. Sì. È caduta la linea al volo. La linea telefonica è caduta. No, esatto. Ci mancherebbe. Ci stava raccontando che, oltre quindi ai momenti diciamo di commemorazione della mattina alle 11, ritrovo al monumento dei caduti in piazza Roma con alzabandiere e quant'altro, ci sarà anche un po' di momento ludico, divertente, e anche di shopping. Sì, l'Isola delle Bolle, appunto, che è un spettacolo, diciamo, di intrattenimento per i più piccoli, se vogliamo, e ovviamente l'attore principale sono i mercanti di qualità, che appunto avranno la possibilità di offrire i prodotti, oramai penso di collezioni primavera-estate, non è che me ne intenda molto, ma comunque ci daranno sicuramente, come sempre fanno e come fanno anche appunto il giorno prima a Ferriere, a sposo delle loro diciamo competenze, della qualità. Certo, e poi ci sarà anche spazio alle specialità gastronomiche? Esattamente, infatti la Proloco, attivissima come sempre, offriranno le loro collaborazione per appunto somministrare appunto queste specialità gastronomiche. Non sono informato sul menù, ma sarà tutto buonissimo. Come al solito è assolutamente una garanzia. Ma infatti. Sarà una bella giornata quella di lunedì 25 aprile, c'è solo da sperare nel tempo, sindaco. Sì, dai, siamo confidenti, dai, le previsioni ci danno forse una tregua lunedì. Beh, quindi, lo speriamo. Anche per Ferriere il giorno prima. Infatti, dai. Lo speriamo. Grazie mille per questa bella chiacchierata. L'appuntamento quindi è per Ferriere la domenica 24 e a Gossolengo lunedì 25 aprile, giornata speciale con i mercanti di qualità e la commemorazione di questa festa, il 77° anniversario della liberazione. Grazie mille, sindaco. Vi aspettiamo tutti. Grazie, buon lavoro, buona continuazione, grazie ancora. Altrettanto.